Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo nel Pioneer, cavalcando l'onda di una succosa novità che sta in qualche modo monopolizzando il formato. Il motivo è legato a una carta, stampata in Terror's Beyond Dead, che permette una vittoria inaspettata e ben si incastra con una serie di carte, apparentemente votate a meccaniche di mille, che ci permette una chiusura più vicina ai formati come il Commander, Tassa's Oracle. Questo strano tritone va a braccetto con un'altra creatura curiosa, Inverter of Truth, un Eldrazi ignorato finora, che apparentemente ci danneggia e che qui brilla per una sua strana interazione con il nostro Grimorio. Questa volta vi parleremo di Dimir Inverter. Abbiamo di fronte un'idea tanto geniale quanto ardita da attuare: chiudere la partita sfruttando l'effetto di uno dei nostri 4 Tassa's Oracle, utilizzando la devozione fornita dal nostro mago tritone, trovandoci nella rischiosa e vincente condizione di avere soltanto 2 carte nel nostro Grimorio. Un'impresa apparentemente impossibile se non fosse per il nostro Eldrazi Inverter of Truth, anche lui chiaramente in 4 pair, che cambierà il nostro cimitero con il Grimorio, esiliandolo di fatto in un colpo solo. Ora appare chiaro che dobbiamo diminuire al minimo la dimensione del nostro cimitero, in modo da non puntare sulle ente strategie legate alla devozione, concentrandoci esclusivamente su quella fornita dal nostro Tassa's Oracle, limitata a 2. Per fortuna in nostro aiuto arrivano un sacco di spell che ci consentiranno di ottenere questo risultato senza troppe difficoltà. Da come avete potuto intuire dalle creature presenti nell'archetipo, siamo di fronte a una vera e propria combo a 2 carte, che però bisogna in qualche modo agevolare al fine di non annaspare in ogni singola partita. Innanzitutto dobbiamo in qualche modo scolpirci la mano, per questo motivo utilizzeremo gli Opt, in 4 pair, un ottimo modo per cercare le nostre carte migliori aggiustandoci la pescata, se non abbiamo tutto quel che ci serve per avviare il match. Dobbiamo poi eliminare possibili minacce avversarie ai nostri piani. Per questo motivo sfrutteremo al meglio gli strumenti di End Control presenti nel formato, 2 Tux Erasure e 4 Tux Sides. I primi sono utili per via della loro abilità Surveil, dandoci manforte a riempire il grave e ad aggiustarci la prossima pescata, mentre i secondi sono lo scartino per eccellenza, per coprire qualsiasi mestizia possa usarci contro l'avversario già nel primo turno. Visto che poi non abbiamo una grossa presenza sul board, vista la specializzazione delle nostre creature, abbiamo necessità di ottime rimozioni a basso costo. Ma niente paura, con i Fatal Push qui in 4 pair possiamo coprire un buon spettro di bersagli. Assimilabile a una rimozione ci sono i Draw into Lodge in 2 pair, che può risultare anche un counter alla bisogna, purché abbiamo il nostro cimitero ingrossato, così da coprire al meglio anche le magie dal costo mana più elevato. A proposito di counter, ci sono anche i 2 Censor. Niente di strepitoso, ma la loro abilità ciclo può farci molto comodo per riempire il grave, scavando ulteriormente nel nostro grimorio in cerca delle carte giuste. Infine non può mancare una vera chicca in questo formato, i Dig Through Time, giustamente in 4 pair, vista la sua abilità delve fino a 6 carte, che ci offre anche il modo di scavare in profondità nel grimorio in cerca delle risposte necessarie a chiudere i giochi. D'altronde, se una carta bannata in Modern e in Legacy è restritta in Vintage, un motivo ci potrà pure essere, non vi pare? Nonostante il piano messo a disposizione dalle nostre carte appare convincente, saremo dei folli a pensare di chiudere con costanza con l'aiuto di sole creature. Per fortuna però nel formato abbiamo dalla nostra un Planeswalker fatto apposta per noi, Jace, Welder of Mysteries, qui in 3 pair. Innanzitutto ha cablato un'abilità statica perfetta per farci vincere se il piano 8000 si spingesse oltre. Poi ci fornisce 3 punti di devozione, agevolando la strategia dei Tassa's Oracle. Infine, la sua abilità più 1 ci fa ingrossare il cimitero e ci fa pescare, mentre la sua ultima è ulteriore win con se le cose andassero per le lunghe. Insomma, con una carta abbiamo molti benefici per portare a casa la vittoria. Se vogliamo che il nostro diabolico piano vada in porto, dobbiamo a tutti i costi trovare i pezzi giusti tra le 60 carte a disposizione, e non possiamo certo basarci sulla mano iniziale per portare a casa delle serie vincenti. Per fortuna, Terror's Beyond Dead ci offre una comune dal potenziale enorme, Omen of the Sea. Qui in 2 pair, un incantesimo che ha dalla sua flash e un doppio effetto scry 2, oltre a impiazzarsi al suo ingresso. Non male per una sola carta che per di più ci offre un ulteriore punto di devozione su un permanente piuttosto resiliente. Siamo di fronte a un archetipo combo atipico che punta a un effetto di automill anche pericoloso, basandosi su carte che hanno tutti costi doppi o tripli, un'impresa ardua da gestire per la mana base. Dovremo quindi massimizzare le dual land a disposizione nel formato, inserendo 4 Dawn and Catacomb, 4 Watery Grave, 2 Fated Pools e 2 Crooked Estuary, così da garantirci la massima flessibilità tra le carte nere e blu che abbiamo nel mazzo. Avendo poi una curva mana concentrata su almeno 7 permanenti chiave a costo 4, possiamo utilizzare con profitto i Fabled Passage qui in 4 pair, affiancandoli a 6 isole e 3 paludi, così da avere a disposizione sempre terre stappate nei momenti chiave della partita.
Non sarà uno scherzo tenere a testa i nostri avversari quando capiranno la nostra strategia. Per fortuna, in nostro soccorso arriva una SAI adatta a tutte le stagioni. Se da un lato ci affidiamo a una strategia curiosa, sostenuta da una buona serie di sinergie, dall'altra siamo esposti al late verso le nostre potenziali chiusure, che dobbiamo a tutti i costi prevenire per non rischiare di morire con un pugno di mosche in mano. Per questo motivo puntiamo nella SAI a rinforzare risposte puntuali, come ad esempio i tre Mystical Dispute, per coprire al meglio le spell avversarie a base blu, utili soprattutto nei Mirror e contro Azorius Spirit, e due Cryover Carnarium, specifico per contrastare archetipi basati sugli odiati Arclight Phoenix. Si punta poi una varietà di rimozioni specializzati come un Legion's Hand, un Noxious Grasp e un Ultimate Prize, così da coprire al meglio gli archetipi basati su una o più creature, a supporto della nostra strategia di controllo del board. Anche tra i Planeswalker possiamo trovare dei validi aiuti, inserendo un Jace Vryn Prodigy e un Ashok Nightmare Weaver di side, così da rintuzzare colpo su colpo le strategie avversarie, soprattutto se si appoggiano sulle creature. A proposito di creature, anche in questa side troveremo qualcosa di specifico, con un Thief of Sanity, un Kalitas, Traitor of Get e un Vescarab God, così da avere delle tech in più per sfilare carte all'avversario o rimpinguare il board con pedine derivate dalle nostre giocate. Infine, per intuzzare strategie che sfruttano il Grave e le meccaniche Storm, abbiamo un Gravedigger Cage e un Dumping Sphere, così da avere nei game successivi dei pali in cui brigliare l'avversario di turno. Insomma, una Cyborg che cerca di coprire un po' tutto il meta, sfruttando le capacità di manipolare in profondità il Grimorio al fine di trovare la risposta adatta ad ogni situazione. Rispetto alla gioventù dell'archetipo, l'entusiasmo espresso sulle strategie offerte ha portato diversi giocatori a cimentarsi nel meta con liste basate su questo micidiale duo, sperimentando anche qualche variante giusto per emergere dalla massa. Una prima opzione arriva con i Languish, una rimozione più incisiva che va a coprire meglio il meta Pioneer, che si arricchisce sempre di più di creature di peso. Se vogliamo qualcosa di più per millarci il mazzo, potremmo adottare gli Hypno Rivulet, una terra che è in grado di gettare dal Grimorio al cimitero ben 4 carte con il suo sacrificio, un bel plus attivabile anche a velocità instant. Tra i Planeswalker potremmo anche introdurre Liliana The Last Stop, soprattutto per la sua abilità di recuperare una creatura dal cimitero, salvandoci dalla perdita in attesa di una delle nostre creature chiave. Visto il meta del formato dove pullano Planeswalker, sarebbe utile inserire anche Hero Downfall, una spell mirata per coprire nel mirror i temuti Jace o i viandanti come Teferi Time Raveler o Gideos of Atreus, sempre molto fastidiosi da affrontare. Infine, potremmo anche puntare su qualche Pack Rat, se vogliamo sfruttare il card advantage offerto dal mazzo per popolare il board di una pletora di ratti pronti a colpire il malcapitato di turno. Questo è tutto il potenziale di questo nuovo archetipo che si preannuncia in grado di spopolare in Pioneer, almeno finché qualcuno alla Wither non voglia intervenire. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.